tutti parlano del film, di Monicelli e dell'interpretazione di Alberto Sordi, ma noi abbiamo affrontato questo lavoro in maniera abbastanza diversa, seguendo molto le indicazioni non soltanto del nostro regista che è Fabrizio Coniglio, ma anche la parola scritta da Vincenzo Cerami, per cui ci sono tante diversità riguardanti il film. Una rivisitazione originale e innovativa, quella che Massimo D'Apporto ha portato ad Arezzo, al Teatro Petrarca, con Un borghese piccolo piccolo, lo straordinario romanzo di Vincenzo Cerami dalle tinte grottesche. Massimo D'Apporto è riuscito a rendere ridicolo il tragico, regalando grande umanità e semplicità alle vicende della famiglia protagonista, rovesciando quelle che sono le tradizionali regole del teatro. Ho fatto una scelta, nel senso che in teatro, a meno che non sia teatro cabaret o teatro di rivista, commedia musicale, oppure degli apparte tipo nelle commedie di Goldoni o di Molière, in teatro di solito si rispetta la parete che ci separa dal pubblico, per cui i monologhi si fanno parlando a se stessi. Io invece ho fatto la scelta di parlare al pubblico, racconto quello che mi passa per la testa, quello che voglio per mio figlio. È un bel rapporto che si crea tra me e il pubblico. Vado contro alla regola teatrale e poi dopo rientro nella situazione teatrale. Però ci sono dei momenti in cui dialogo col pubblico. Non voglio che nessuno del pubblico mi risponda, per cui è un dialogo monologo. Ecco. Però mi ha dato degli ottimi risultati, anche perché avevo un po' di difficoltà a tenere tutto dentro, no? E dire voglio rispettare la parete che mi divide dal pubblico. Non rispettando questa parete penso che ci sia più affiatamento tra me e gli spettatori. Quante pare, tutte accatastate, una sull'altra. Dove l'hanno messo? Ciao Mario! Ti ho portato i fiori! Tieni! Non ci riesco! Ti hanno messo troppo in alto! Però guarda che è solo provvisorio! Domani ne parlo con il dottor Spaziani! Non ti preoccupare! È una bara! Mi hanno detto che ogni tanto ne scoppia una.